con che animo hai vissuto questa esperienza? Com'è stato entrare in aula qui a Palazzo Cavarretta? Sicuramente è stato molto emozionante, c'è un'emozione forte rispetto proprio all'esserci come movimento per la prima volta dentro il Consiglio Comunale di Trapani. L'atteggiamento è buono, è positivo, quello che noi portiamo è una sana opposizione intelligente e attenta, per cui ci ritroveremo quindi ad appoggiare ciò che di buono viene proposto e a opporci a ciò che invece consideriamo in maniera diversa. Quello che è il mio augurio è un po' legato al concetto di democrazia, quindi proprio alla possibilità quindi di non far vivere solamente la maggioranza e l'importanza quindi di dare voce anche alle minoranze, che poi sono quelle che portano, no, a chiudere il cerchio proprio della democrazia, visto che esistiamo. Il veterano dell'aula è lei, 4 volte in consiglio, 4 mandati. Io sono al 4º mandato, dico, la differenza tra il passato e adesso è che ho fatto 3 mandati di opposizione, dico, svolgendo il mio ruolo di consigliere comunale con orgoglio e con determinazione. Questa volta la cosa bella è che abbiamo eletto Tranchi da sindaco, quindi sono in maggioranza e abbiamo il dovere di amministrare questa città in maniera positiva, di farla rivivere negli splendori che merita. E quindi il mio ruolo anche è quello, io sono stato eletto nella lista Demos, ma la lista Demos è la lista civica del Partito Democratico, dico, oggi costituiamo un gruppo politico che non è il gruppo assolutamente del PD, ma è un gruppo che si chiama Demos Cambiamenti, quindi saremo 4 consiglieri, io, la consigliere Genco eletti nella lista Demos, il consigliere Safina e Passalacqua. Com'è stato questo ingresso in aula, la sensazione che ha provato e soprattutto l'auspicio con cui si appresta a vivere questo mandato importante? Parliamo di 5 anni in aula al Consiglio Comunale di Trapani. Beh, certamente non nascondo un po' l'emozione quasi del primo giorno di scuola. Io sono l'ultimo di questo consiglio perché sono il più giovane, ho 25 anni e sento una grande responsabilità sulle mie spalle, quella di incarnare il cambiamento. Il cambiamento penso che dovrà partire dalle cose semplici, dalla partecipazione, dalla preparazione, leggersi gli atti, essere presente in aula, provare a motivare il proprio dissenso e le proprie scelte. Mi auguro che questo cambiamento ci sia e che non parta solo da me, ma che coinvolga tutti i nuovi consiglieri e anche i vecchi. Cosa ha provato nel momento in cui ha giurato, un momento importante, solenne, adesso praticamente deve assolvere ad un mandato importante? Non ti nascondo a dire che l'emozione c'era ed era pure tanta, ma adesso l'emozione la mettiamo da parte e iniziamo a lavorare veramente bene per questa città, perché ha bisogno di tutti noi consiglieri, di tutta la giunta, del sindaco e di tutti i cittadini che debbono partecipare, perché non è facile, non abbiamo nessuno alla bacchetta magica, però noi metteremo il massimo impegno, lo abbiamo giurato e rispetteremo quello che abbiamo detto per far sì che questa città possa veramente ritornare a brillare come è stata qualche tempo fa. Voi farete un gruppo vostro, no? Sì, noi abbiamo già un nostro gruppo, io faccio parte della lista per Trapani e quindi abbiamo un gruppo di 3 consiglieri.